benvenuti nuovo sul mio canale. Oggi video haul, ho fatto finalmente shopping, cosa che non faccio quasi mai. Perché non faccio shopping? Perché sono povera. A parte gli scherzi. Tra pochi giorni andrò in Italia e quindi ho fatto shopping, principalmente a Primark, cosa che avevo smesso di fare perché sinceramente mi stava deludendo parecchio e trovavo sempre vestiti di brutta qualità. Sono andata anche a New Look e sono andata a Shook. Ho preso le Vans. Ho preso le Vans semplici, Vans old school. Non le ho provate nel try on, però chi mi segue su Snapchat o chi mi segue su Instagram comunque le ha viste. Sono le Vans old school, semplice, taglia 40 e mezzo. Le adoro, sono comodissime queste scarpe, cioè si possono mettere con qualsiasi cosa. Queste sono bellissime. Queste Vans le ho pagate 55 pounds. Ok, passiamo a New Look. Da New Look ho preso solo delle ciabatte e volevo prendere dei sandali, ma mi sembra che costassero un po' troppo lì. Quindi ho preso queste ciabatte pelose. Sono comodissime. Le ho pagate 19,99 pounds. Per chi pensa, tu con queste cose qua d'estate, ragazzi, qua sotto non ci sono le piume, non le sentite, c'è il tessuto, quindi questo non è che ti fa sudare il piede. Poi passiamo a Primark. Primark ho preso la maggior parte dei vestiti, ovviamente, perché costa di meno. E da Primark ho preso questi sandali, piacciono molto questi lacci, sono comode, hanno questa suola pieghevole. E poi non sono piatte a terra, così sono comode e ci potrei anche correre, diciamo. Questi sandali li ho pagati 6 pounds. Poi ho preso questo zainetto, sì, comoda, molto sportiva, la posso mettere in qualsiasi occasione. Ha una tasca interna, una tasca esterna, è molto spaziosa comunque. E questa borsa l'ho pagata 9 pounds. Poi ho preso, so che non mi interessa, però ho preso delle calze nere. Ne ho già le fosforescenti, le ho arancione fosforescente. Non mi chiedete come hanno fatto ad arrivare dentro il mio cassetto. Quindi ho deciso di prendere queste calze. Sono 7 paia di calze, 1,80 pounds. Sono di cotone, corte, perfette per l'estate e per le Vans. Queste calze a rete. Queste sono corte e le ho pagate queste 2 pound, yep. Ho preso le calze lunghe, sempre a rete, che le posso indossare con qualsiasi cosa e le indosso più che altro con dei jeans che ho preso, che adesso vi farò vedere. Sono jeans boyfriend, ho preso una taglia in più, io porto la 38, ho preso la 40, così mi stanno un po' larghi. Ho azzardato, non ho mai preso un boyfriend nella mia vita, mi sono sempre detta ma i boyfriend sono strani, poi a me sicuramente stanno male. Li ho pagati 15 pounds. Poi ho preso questa maglia, che non l'ho provata nel try on perché mi sono dimenticata, e l'ho pagata 6 pounds e la taglia ho preso la 32. Dovevo prendere una taglia molto più grande, di modo che poteva essere oversize. Ho preso questo vestitino di jeans, molto carino, off shoulder, ha le tasche, e questo l'ho pagato 10 pounds. La taglia che ho preso è la 34. Ho preso questa giacca denim, strappata dietro, pagata questa 15 pounds. E la taglia, sì, ho preso anche questa, una taglia in più, così è molto stile oversize. Mi piace molto perché la posso indossare con qualsiasi cosa. Poi ho preso questi pantaloncini vita alta, li ho pagati 12 pounds e anche questi hanno tutti gli strappi. Taglia che ho preso è la taglia 36. Poi ho preso questo romper in jeans, questo mi sembra che l'ho pagato, se non sbaglio, 10 pounds, non mi ricordo. Poi ho preso questa maglia Manchester, una semplice t-shirt bianca da mettere con jeans. Queste magliette qua sono state fatte per il Manchester Emergency Fund, che supporta le vittime dell'attentato che c'è stato qua a Manchester. Ho preso questa camicetta, che non so come l'abbinerò. Boh, mi ha richiamato all'occhio. Poi ho detto, boh, prendiamo qualcosa di diverso. E ho preso questa camicetta qua. La taglia, l'ho preso una taglia in più, ho preso la 40. Pensate di abbinarla con questa cintura, che l'ho pagata 4 pounds. E boh, vediamo. Poi adesso vedo che comunque molte ragazze lo stanno usando, questa cintura qui, e lo abbinano anche con vestitini da sera per andare a ballare, con camicette, con kimono. Ho preso questo costume con le frange, questo non mi ricordo quanto l'ho pagato, mi sembra che l'ho pagato 6 pounds. Mi piacciono queste frange qua perché almeno nascondono un po' le smagliature. Ho voluto trasgredire perché comunque sono 2 anni di seguito che continuo a utilizzare costumi interi,
e quindi ho voluto provare a prendere questo. Questo costume off shoulder, non si capisce così ma lo vedete nella clip, off shoulder mi piace molto, è molto leggerino, questo colore blu, questo fucsia, no, questo mi dà proprio senso di estate. Non ho preso le parti sotto di questi costumi perché ho voluto semplicemente abbinarli con questa mutanda nera, l'ho presa a 4 pounds. Poi ho preso questi occhiali, adesso li indosserò. Dovrei staccare questo pezzo che sarebbe la custodia, le etichette, ma dovrei andare giù a prendere le forbici. Mi piaceva molto la fantasia maculata, questa fantasia maculata un po' leopardata, e sono molto più resistenti degli altri che avevo indossato nel mio vecchio video. Poi ho preso questo orologio che è in tinta con le mie unghie e mi piace molto questo orologio, è molto semplice, leggero e da lontano comunque, se non stai lì proprio a vedere, sembra che sia un orologio di marca. Scusate per la luce, però è giorno e prima andava benissimo la luce, adesso son bianchissima, cioè boh. Ah! Ok, molto meglio così. Ma sicuramente il prossimo video che girerò sarò in Italia, ragazzi, quindi state sintonizzati, vloggerò, farò un sacco di Snapchat, Instagram. E poi, cosa fantastica, dal 15 giugno ci sarà roaming gratuito in tutta la zona europea, quindi io potrò usare il mio 4G all'estero, potrò usarlo in Italia senza nessuna restrizione, senza dover pagare centinaia di pounds. Il 17 sarò all'Afro Beauty and Fashion Expo a Treviso, avrò uno stand con Cynthia, faremo delle semplici acconciature proprio veloci, con beads, con treccine, qualsiasi cosa. Quindi per chi è nella zona di Treviso, comunque vicino a Vicenza, Venezia, venite pure all'Afro Fashion Beauty. Ci saranno tanti esponenti afro-italiani, Nap Italia, Afro Ricci, Loretta Grace, ci sarà Naturangi, ci sarà lo stand di Vanity Case e ci sarò pure io, che non riesco mai a partecipare da nessuna parte. È gratuita l'entrata e ci sarà da divertirsi, quindi non perdetevi questa grandissima opportunità. Allora ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video, spero che vi sia piaciuto. Se volete che vi faccio altre tipologie di video così, se volete vedere altri video haul, lo farò. Mi raccomando, mettetemi tanti like, commentate qua sotto qual è stato il vostro capo preferito, se avete fatto anche voi shopping e se andrete anche voi in vacanza presto. Non vi dimenticate di iscrivervi al mio canale e niente ragazzi, allora ci vediamo la prossima volta con un nuovo video. Un bacione, ciao. Nos mantenemos en esa pero